Benvenuti guys! Recentemente sull'Epic Store hanno dato gratis Borderlands 3. Multiplayer.it ci ha fatto una news e io ci ho fatto un video su TikTok. Nulla di strano fin qui, se non che nella sezione commenti di entrambi i contenuti ho trovato tipo uno tsunami di imbecillità. Roba tipo questa. Quindi ho cominciato a chiedermi, ma perché molti giocatori PC sono così avversi a piattaforme diverse da Steam? Alcuni fino al punto di non riscattare un gioco gratuito. Tra l'altro Borderlands 3, mica l'indie polacco in Lopoli di sta ceppa. Ma soprattutto, perché odiano così tanto l'Epic Store? Allora, di sicuro la piattaforma Epic ha diversi problemi ben noti, che sono 1. L'impossibilità di rimuovere le patch di gioco. Quindi se aggiorno un titolo alla sua ultima versione e per X motivi non dovesse garbarmi, non posso tornare a quella precedente. 2. La piattaforma ha un'interfaccia poco articolata, con meno funzionalità e un livello di personalizzazione ben lontano da quello ottenibile su Steam. 3. Niente achievement. Quindi per tutti i completisti o comunque quelle persone che amano raggiungere gli obiettivi posti dagli sviluppatori, l'esperienza di gioco sarà meno stimolante. 4. Problemi con il crossplay con Steam o anche altre piattaforme. Questo non è proprio vero per tutti i giochi, ma se si possiede un titolo sull'Epic e si vuole giocare con qualche amico che invece ce l'ha su un'altra piattaforma, spesso si va incontro a delle difficoltà. Problemi a collegare l'account, a trovare il profilo del nostro partner in game, a creare una partita co-op, eccetera eccetera. Insomma, un po' un casino. 5. La questione etica. Epic in generale sta sul cazzo alla gente. Sarà perché è la casa di Fortnite, quindi associata a microtransazioni predatorie e in generale a un gioco odiato dai gamer più old school. Inoltre la società adotta una politica sull'esclusività di alcuni prodotti che fa storcere il naso a parecchie persone. 6. Un problema che ho riscontrato anche personalmente, ovvero il sistema di sincronizzazione in cloud dei salvataggi spesso fa le bizze. E a seguito della rimozione e poi reinstallazione di un gioco è possibile che vadano perduti tutti i progressi ottenuti precedentemente. 7. Su Epic nessun gioco è DRM free, come invece accade su GOG. Quindi per giocare bisogna essere necessariamente online e tutti i titoli in libreria sono per forza di cose legati all'account di Epic, quindi bisogna installare la piattaforma sul PC ed effettuare l'accesso per poter giocare. Ok, l'Epic Store non è certo la piattaforma dei sogni di ogni PC gamer. Ma siamo onesti, ormai ogni editor su piazza ha il suo launcher dedicato. EA ha Origins, Activision Blizzard ha Battle.net, Riot ha Riot Launcher, mie fantasia oh, Ubisoft ha Uplay e Bethesda ha... Ah no, scusate, Bethesda se l'è comprata a Microsoft e gliel'hanno chiuso. E per fortuna. E non si scappa, eh? Per giocare i loro giochi è necessario scaricare il launcher e tenercelo installato sul groppone. Inoltre, molti di questi fanno ben più cagare dell'Epic Store. Vero è però che ci sono tante altre piattaforme, come ad esempio GOG, Amazon Games e Epic, ovviamente, che spesso forniscono giochi in maniera gratuita. Sono quindi convinto che la maggior parte dei PC gamer abbia una sorta di... feticismo legato a Steam. Un'affezione un po' malata che li rende di parte e gli fornisce la malsana convinzione che Steam sia l'alfiere di tutto ciò che è buono e giusto e il resto sia merda fumante. Vi dico quindi la mia sul perché. Partiamo dai vantaggi elencati nella prima parte del video, ovvero la possibilità di rimuovere le patch, l'alto livello di personalizzazione e gli achievement. Che sono tutti motivi validi, ma che non giustificano in alcun modo l'idea di perdere titoli gratis, molte volte anche di un certo spessore. Secondariamente, la possibilità di patteggiare apertamente per una piattaforma fornisce un certo senso di appartenenza. Ne faccio quindi un discorso di tifoseria, proprio come accade negli sport o nella console war. Il giocatore accorda la sua preferenza alla piattaforma e inizia a difenderla a spada tratta, indipendentemente dai lati negativi, e additando tutto il resto come il male puro. Tra l'altro, prima di esaltare Steam come il paladino del gaming su PC, io darei un'occhiatina alle sue politiche di pubblicazione e al modo in cui tratta gli sviluppatori. Spoiler! È una vera merda! Ne ho parlato diffusamente nel video Perché non devi odiare Fortnite, al minuto 3.12. Ve lo lascio in scheda se volete dargli un'occhiata. Un altro punto che rende difficile alla maggior parte delle persone valutare nuovi lidi è il fatto che molto probabilmente su Steam hanno una nutrita libreria, ordinata e accessibile. Il che rende poco appetibile creare nuove librerie da altre parti e avere alla fin della fiera la propria collezione di giochi spezzettata in 10.000 posti diversi.
L'ultimo fattore è l'abitudine. Chi ha sempre usato Steam è comodo lì, avrà confidenza con quello e con ogni probabilità passare ad altro sarà una forzatura ad uscire dalla propria comfort zone. Quindi è possibile che sia disposto a lasciar perdere qualche gioco gratis in favore di una confortevole routine. Tiriamo un po' le somme. Anche io possiedo la maggior parte della mia libreria giochi su Steam e la piattaforma del buon Gabe mi ha accompagnato per la maggior parte del mio percorso come giocatore PC. Detto questo, non è che abbia firmato un contratto col sangue. Tantomeno ricevo denaro per giocare solo la roba che pubblicano loro. Minchia, ma magari! Tra l'altro Epic, per fargli concorrenza, mi ha sganciato delle bombe niente male. Vedi GTA V, l'intera serie di Batman Arkham, l'intera serie di Bioshock, Prey, Tomb Raider e, per tornare all'inizio, la serie di Borderlands. Quindi niente male! Anche su GOG e Amazon Games sono riuscito a recuperare roba di tutto rispetto. Ed è quello che consiglio di fare anche voi. Ricordate, alle aziende non interessa il vostro benessere, ma solo il vostro denaro. Quindi non rinunciate a ghiotte occasioni solo per sventolare una bandiera che avete deciso autonomamente di prendere in mano. Perché nessuno vi darà una medaglia per sventolarla. Ok guys, io credo di aver detto tutto. Se il video vi è piaciuto, scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Condividetelo con i vostri amici Steam Addicted che non scaricano i giochi da Epic. E ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella. Ciao e alla prossima!